Continuo a rileggere i romanzi di Ignazio Silone, a mio parere uno dei più grandi autori italiani del Novecento. È stata la volta di Una manciata di more. Io ho questa vecchissima edizione degli anni 70. Come buona parte della produzione di questo autorevole scrittore italiano, poco letto, poco apprezzato, la storia si svolge in una contrada dell'Abruzzo. La guerra è finita, la democrazia ha spazzato via la dittatura e dall'Oriente arriva un nuovo sole, il comunismo. Ma siamo davvero certi che stia arrivando un nuovo sole? Perché il romanzo si apre con un dialogo tra il protagonista, Rocco De Donatis, comunista, e un uomo che ai tempi della dittatura fascista aveva fatto parte dell'apparato. E che adesso fa parte del nuovo apparato, quello che dovrebbe stare dalla parte degli oppressi. Costui cerca di convincere Rocco della sua buona fede, ma si tratta di uno di quei tipi che è sempre in buona fede. Si adatta semplicemente al regime che va per la maggiore in quel momento. E lo fa in buona fede, sempre. Anche se verso la fine del romanzo sembra cadere in disgrazia per via di una pendola che era diventata meta di pellegrinaggi. Non aggiungerò altro, ma è un episodio gustoso da leggere per apprezzare anche l'umorismo che Silone spesso e volentieri dissemina nelle sue storie. Proprio Rocco però è in rotta di collisione con il partito, perché ormai da partito di perseguitati è diventato un partito di persecutori. Non è certo complicato riconoscere in questa figura quella di Silone, che conobbe Togliatti. Stalin fu una figura di spicco del Partito Comunista Italiano prima di distaccarsene e abbandonarlo definitivamente. Ma abbandonare un partito che era di fatto diventato una religione, una chiesa, non è affatto semplice. Prima di tutto perché non si possono certo dimenticare gli uomini e le donne che hanno dato la vita per la causa. E staccarsi da una simile struttura che è stata per anni una delle poche che si sono opposte al fascismo è dura. A complicare un po' le cose c'è anche l'amore di Rocco per Stella. Lei, da bambina, col padre, era scappata da Vienna in quanto ebrei. E viene accolta da Zaccaria, un tipo poco raccomandabile perché gestisce, diciamo così, un casale presso un passo di montagna. Un ritrovo dove bazzicano persone molto poco raccomandabili e dove si trovano sempre cibo e soprattutto armi. La bambina cresce, diventa donna e quando Zaccaria decide di staccare dal Regno d'Italia il casale e fare in modo che lì ci sia la legge di Baffone, spedisce proprio Stella a Roma per comunicare la buona notizia al Partito Comunista. Ma non saranno molto contenti. Lì Stella incontrerà Rocco, se ne innamora, ricambiata, e rimane davvero affascinata dal partito, dalla sua struttura, dalla sua forza ed energia. Ma la faccenda si complica proprio perché avviene la rottura tra il Partito Comunista e Rocco, che non era esattamente una figura di secondo o terzo piano, e questo produce sgomento e ira tra i fedelissimi del partito. Probabilmente tutti i romanzi non finiscono con l'ultima pagina, con la parola fine, niente del genere. La contrada dell'Abruzzo, nella quale vivranno forse Rocco e Stella, riavutasi da una brutta malattia, sembra restare sempre identica. Forse ci sarà meno miseria, ma come sempre i meccanismi dell'oppressione si mettono in moto e, guarda caso, nel mirino ci finiscono sempre i soliti. Anche se sta per arrivare da Oriente il nuovo sole. Ignazio Silone con questo romanzo ha scritto una trilogia magnifica, compatta, senza sbavature. Fontamara, Vino e pane e Una manciata di more furono tre colpi di cannone che fecero impressione all'estero. Tre premi Nobel si dichiararono entusiasti dell'opera di Ignazio Silone. Ma ancora adesso la forza di questi romanzi, la loro bellezza un po' rude, maschietta, sono in grado di celebrare l'umile resistenza degli ultimi con una sincerità e una voce che non scivola mai nella retorica. Perché la tromba di Lazzaro nessuno è ancora riuscito a scovarla. Per sapere di che si tratta, compra questo libro. Alla prossima!